Di questo concerto a Melfi, ancora una volta Musica Raccolta, che è un progetto che portate avanti con l'Ensemble Centorami, ne vogliamo parlare? Il progetto La Nostra Musica Colta è un progetto triennale, stiamo al terzo anno, abbiamo già svolto più di 10 concerti in questa stagione partendo da giugno e il nostro ensemble è un ensemble under 35 ed ha il suo scopo principale, è quello di mettere in luce il potenziale creativo di giovani musicisti e compositori. Il nostro ensemble è vario, infatti è fatto sia da strumenti a fiato che ad arco e abbiamo fatto anche un'opera in prima assoluta con dei cantanti. Lo scorso concerto a Matera ha visto per la prima volta un ensemble di fiati, un quintetto di fiati di sole donne, cosa molto particolare che ha riscosso molto successo. Questa volta siamo qui a Melfi con lo stesso concerto, però al flauto avremo un altro ragazzo al posto della flautista che abbiamo avuto nell'altro concerto. Il tema principale della stagione concertistica 2017 è la musica sinfonica e la musica da camera all'interno del repertorio. La musica, l'opera all'interno del repertorio da camera. In questo concerto avremo un repertorio molto vario, partiremo da Rota, un compositore italiano molto conosciuto, andremo poi a Reika che ha scritto ben 24 quintetti per questa formazione, faremo poi un pezzo di Indemit, un classico del Novecento e alla fine, per rimanere in tema con la stagione 2017, faremo un putpurri di Bricialdi sulle arie, diciamo sui temi più famosi del barbiere di Siviglia. Molto bene, la vostra musica è varia, ma diventa importante poi anche trasferire delle sensazioni, voi musicisti, a chi vi ascolta. È un progetto che va avanti anche in questo punto di vista, avete provato a fare il concerto spettacolo, il concerto spiegato e coinvolto, cioè sono dei passaggi importanti che permettono anche alla nostra piccola Basilicata di crescere anche attraverso la musica. Sì, allora questo per noi è una cosa molto importante, quello che noi facciamo per il pubblico è ciò che noi vogliamo che il pubblico apprenda dai nostri concerti. Infatti molto importante è il rapporto che si crea fra l'esecutore ed il pubblico. Infatti in tutti i nostri concerti facciamo una sorta di lezione concerto in cui andiamo a spiegare innanzitutto che cos'è la musica da camera, visto che noi siamo un gruppo di musica da camera, e poi ciò che andiamo a suonare. E questo fa sì che l'ascoltatore si senta coinvolto all'interno di quello che sta succedendo e molte volte ne fruisce in modo migliore sicuramente. E la clarinettista Erminia Nigro come si pone in tutte queste situazioni? Suona con la musica dell'orchestra italiana, suona in stagioni per esempio in Valle d'Itria, suona con l'ensemble, con la metà che fa parte dell'associazione.
poliedici artisti, ma soprattutto ragazzi della nostra Basilicata che vogliono emergere con la musica? Allora, la cosa più importante per noi, naturalmente, la nostra carriera è importantissima, però creare un qualcosa all'interno della nostra regione è altrettanto importante, perché noi, io stessa in primis, ma anche chi, diciamo, tutte le persone che mi accompagnano, in particolare anche il presidente dell'associazione, ciò che noi vogliamo è che la Basilicata acquisti anche un valore aggiunto tramite la musica, perché nella nostra regione, anche tramite Matera 2019, la cultura si sta sviluppando, però è sempre difficile far arrivare questo tipo di musica al pubblico, quindi cercare di fare qualcosa qui in Basilicata è molto importante. Infatti nel nostro ensemble la maggior parte delle persone sono della Lucania, vengono anche da altre parti d'Italia, però sono della Lucania, perché vogliamo comunque valorizzare gente come noi che vive qui in Basilicata, ma che comunque lavora anche in orchestre italiane e all'estero. Quindi penso sia una cosa molto importante. E la conferma è proprio che questo è un progetto con il MIBACT, ma anche con la Regione Basilicata. Segno che hanno creduto in questa vostra potenzialità, che ovviamente si esprime in quello che fa. Sì, infatti dal 2015 abbiamo il sostegno del Ministero dei Beni Culturali e anche della Regione Basilicata. E dallo scorso anno abbiamo anche il patrocinio della provincia di Potenza e della Fondazione Matera Basilicata 2019. Quindi speriamo ci sostengano sempre di più, sia gli enti ma anche il pubblico.